Ora parliamo di scuola, ne parliamo così, licei classici, scientifici, istituti tecnici, la scuola italiana è poco internazionale. Secondo un rapporto di Intercultura sono pochi gli scambi con le scuole degli altri paesi europei. Francesca Lagorio. Sono tutti contenti, sono in procinto di partire per un viaggio di studio all'estero. Potrebbe essere la regola, invece è solo un'eccezione. La maggior parte degli studenti italiani, soprattutto i maschi, non chiedono mai di frequentare un anno di scuola oltre frontiera, anche quando ne avrebbero l'opportunità. L'anno scorso è successo nel 75% degli istituti di scuola secondaria. L'indagine di Intercultura presentata oggi a Roma non fa sconti e boccia più della metà delle 400 scuole interpellate con 35 voti su 100, appena sopra la sufficienza solo il 22% delle scuole. Questo primo monitoraggio è realizzato su un campione rappresentativo di scuole superiori che operano in Italia, ha evidenziato che sostanzialmente c'è circa una metà che si colloca su un valore non elevatissimo di internazionalizzazione. La musica non cambia per insegnanti e presidi, soprattutto al sud. I programmi europei non sono adeguati al nostro profilo, dice un terzo dei dirigenti scolastici, e tanti sono gli istituti che non hanno mai aderito ad alcun progetto internazionale. Il 29% lo fa ogni tanto senza alcuna regolarità. Il 36% delle scuole invece partecipa ogni anno.